Ciao amici, benvenuti o bentornati su Giugissima. Oggi vi illustrerò l'unico, semplicissimo metodo di studio che mi ha consentito di raggiungere ottimi risultati nella mia carriera scolastica e accademica senza sprecare tempo ed energie e dedicandomi con successo a moltissime altre attività. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Giulia, sono italiana e mi sono laureata alla magistrale in giurisprudenza con 110 lode e menzioni alla tesi. E ho vissuto molto all'estero e ho studiato in università straniere, tra cui il King's College di Londra, l'Università McGill di Montreal in Canada, e poi ho fatto il master a Sciences Po a Parigi nell'ambito di un programma di studio per cui ho vinto una borsa di studio, e poi ho vinto un'altra borsa di studio per scrivere la tesi all'Università di Copenaghen. Nel corso della mia vita e dei miei studi all'estero ho imparato diverse lingue, prima di tutto studiando per conto mio, sempre col metodo di studio che vi illustrerò oggi, e anche vivendo appunto all'estero. Attualmente vivo a Copenaghen, dove lavoro a tempo pieno in uno studio legale. In tutto ciò mi piace molto fare sport, stare nella natura, andare in barca a vela, leggere, a cui dedico molto tempo, anche un book club qui su YouTube. Pandemia permettendo, ho una vita sociale piuttosto ricca e ho questo canale YouTube su cui pubblico un video ogni giovedì e un vlog ogni domenica. E ho anche un account Instagram nel caso voleste seguirmi. Faccio tutto questo vivendo una vita felice, serena e consapevole e mi sento bene con me stessa e con il mondo che mi circonda. Ma perché vi dico tutte queste cose? Per presentarmi, non per vantarmi, e perché se ci sono riuscita e ci riesco io, ci potete riuscire benissimo anche voi. Come? Con il metodo di studio giusto. Tutti i miei risultati, infatti, derivano da un unico punto centrale, che è il mio metodo di studio. Questo metodo di studio mi ha permesso di raggiungere ottimi risultati nel mio percorso accademico, i quali mi hanno consentito di accedere ad università prestigiose, di imparare lingue, di vincere borse di studio, e proprio perché il mio metodo di studio è sempre stato molto efficiente, sono riuscita a dedicare tempo ad altre attività, tra cui le attività extracurricolari sempre necessarie ad arricchire il mio CV, e anche attività di svago e progetti personali. E anche se ho finito l'università, continuo a utilizzare questo metodo in qualunque ambito io debba perseguire un qualche progetto di studio. Ad esempio, ho passato l'esame teorico della patente nautica in danese qui a Copenaghen proprio grazie al mio metodo di studio. E lo utilizzo anche nell'ambito del lavoro, imparando cose nuove, rendendo molto felice il mio capo e avendo tempo libero per dedicarmi ad altri progetti. Il mio messaggio per voi è che io non sono speciale, non ho niente di speciale rispetto a voi. L'unica cosa che ho di speciale è il mio metodo di studio, ma se guardate questo video fino alla fine lo avrete anche voi. E magari se guardate anche qualche altro video sul canale al quale mi riferirò in questo video, avrete una migliore visione d'insieme e trarrete anche qualche spunto in più di crescita personale. Quello che ho capito nel corso di molti anni di studio è che se c'è una cosa che può trasformare veramente la nostra esperienza universitaria da un'esperienza dura, noiosa e angosciante ad un'esperienza seppur dura ma anche gioiosa, è il fatto di avere un buon metodo di studio, un metodo di studio che ci consenta di avere successo nell'ambito accademico e anche poi nell'ambito lavorativo, e un metodo di studio che ci piaccia e che ci faccia risparmiare tempo, ci permette di dedicarci a tutte le altre cose bellissime che ci sono nella nostra vita. Purtroppo però sembra che pochissimi insegnanti si prendano il tempo per insegnare e illustrare ai loro studenti qual è un buon metodo di studio. Proprio a causa di questa carenza, nel corso dei miei anni di studio mi sono sempre interessata a letture, ricerche, articoli nell'ambito della produttività e della massimizzazione dello studio, del metodo di studio, ed è proprio per questo che ho aperto questo canale, appunto per condividere i risultati delle mie ricerche con voi e soprattutto per condividere la mia esperienza personale. Ma eccoci qui al cuore del video. Per prima cosa voglio dirvi cosa non si deve assolutamente fare quando si tratta di studiare. Non bisogna memorizzare. La memorizzazione va bene quando si tratta di imparare appunto a memoria liste di vocaboli, liste di paradigmi, date e relativi avvenimenti storici. In questi casi non si può prescindere dalla memorizzazione e farò sicuramente altri video in cui vi parlerò delle migliori tecniche di memorizzazione.
Ma memorizzare non significa studiare in generale e la memorizzazione non può essere un metodo di studio, perché memorizzare significa affidarsi esclusivamente alla propria memoria, mettere tantissime informazioni dentro il nostro cervello senza poi riuscire a trovarle, perché per forza di cose, inevitabilmente, ci dimentichiamo quello che abbiamo memorizzato e quindi il nostro studio diventa inutile. Lo so che tutti, almeno una volta, ci siamo basati esclusivamente sulla memorizzazione, l'ho fatto anch'io e ho passato bene gli esami, il problema non è il risultato, perché spesso memorizzando poi si arriva comunque a prendere il massimo dei voti. Però la memorizzazione non è forte, non è un metodo di studio forte, non è un metodo di studio. E quindi se ci va bene, ci dimentichiamo tutto subito dopo l'esame, quante volte ci è capitato. Se invece ci va male e se magari la mole di lavoro è un pochino più grande per l'esame che dobbiamo sostenere, ci dimentichiamo la maggior parte delle informazioni prima dell'esame e quindi non riusciamo neppure ad ottenere un buon risultato all'esame. Quindi evitiamo la memorizzazione. Lo studio, quello vero, l'apprendimento reale, si basa su due elementi fondamentali: comprendere e ricordare. Soltanto se queste due componenti sono integrate nel nostro studio possiamo dire di aver veramente studiato ed imparato. Ed è solo ed esclusivamente sulla base di questi elementi che si può avere un buon metodo di studio. Il mio metodo di studio si compone soltanto di 5 passaggi. I primi 2 passaggi sono orientati al comprendere e gli ultimi 3 passaggi sono orientati a ricordare. Il primo passaggio riguarda la struttura della materia, struttura che noi, prima di iniziare a studiare, ancora prima di iniziare a leggere, dobbiamo comprendere. Dobbiamo cioè analizzare, capire quali sono i confini della materia che ci accingiamo a studiare, di che cosa si tratta, qual è il suo scopo, qual è il suo campo di analisi. E una volta fatto ciò, dobbiamo passare a capire qual è la suddivisione interna della materia, quali sono i suoi blocchi di contenuti principali, di quali parti si compone. L'indice del manuale è molto utile a questo scopo perché in tutti i manuali c'è appunto un indice in cui si vede la suddivisione interna della trattazione. Non tralasciate mai questo primo passaggio perché compierlo vi farà risparmiare tantissimo tempo dopo. L'obiettivo di questo passaggio è quindi quello di acquisire una visione di insieme della materia, comprenderne lo scheletro, la struttura, all'interno della quale andremo poi a collocare e collegare tra di loro tutte le nozioni che impareremo nel corso del nostro studio. Quindi questo è veramente il requisito fondamentale, costituisce le fondamenta dell'edificio del nostro studio. Io per questo passaggio utilizzo l'app Notion, che permette di prendere appunti, organizzare gli appunti e ha un'utilissima funzione detta Toggle, che è una freccina che permette di mostrare e nascondere porzioni di testo. Se anche voi volete provare a utilizzare Notion, vi lascio il link interamente dedicato a come utilizzarlo, meglio come lo utilizzo io, così che possiate provare e vedere come vi trovate. Il secondo passaggio del metodo di studio consiste nella lettura attiva. Dopo quindi aver compreso come è strutturata la materia, iniziamo effettivamente a studiarla, a leggerla. Se possibile, io vi consiglio di leggere prima delle lezioni, cercando di individuare gli argomenti che il professore andrà a spiegare, perché se si legge prima si riesce a trarre molto di più dalla lezione, si riesce a comprendere molto meglio la materia e magari, se necessario, si possono anche porre domande se c'è qualcosa che non è chiaro. Per sapere come organizzarvi con le letture e la preparazione delle lezioni, vi lascio il link ad un video sull'organizzazione dello studio durante il semestre. In ogni caso, in qualunque tempo facciamo la nostra lettura, è importante che ci chiediamo sempre e costantemente il perché di quello che leggiamo. Se ci limitiamo ad accettare e cercare di assorbire le parole che ci sono scritte sul manuale, cadiamo nella trappola della memorizzazione. Noi invece, che andiamo oltre la memorizzazione e abbiamo un ottimo metodo di studio, vogliamo comprendere a fondo quello che c'è scritto, quindi ci dobbiamo chiedere il perché di ogni singolo concetto. Se riuscite a rendere la vostra lettura effettivamente attiva ed evitare di cercare semplicemente di assorbire informazioni, cosa che non avverrà con una lettura sola, ma avverrà con molte molte letture, se invece la vostra lettura è attiva, potete di fatto limitarvi ad una sola lettura con i passaggi successivi e riuscirete ad acquisire una comprensione dettagliata e profonda del
della materia. Nella fase di lettura può essere utile sottolineare espressioni importanti e parole chiave alle quali poi si ancorerà tutto il nostro ragionamento. Se volete scoprire quali sono i miei migliori consigli per sottolineare al meglio, vi lascio anche questa volta il link al video che ho fatto poche settimane fa. Il passaggio della lettura attiva ci impone di fermarci alla fine di ogni paragrafo, alla fine di ogni sezione e chiederci se abbiamo effettivamente capito quello che abbiamo letto e in aggiunta chiederci se riusciremmo a spiegarlo a qualcun altro, perché se non riusciamo a spiegarlo a qualcun altro significa che in realtà non l'abbiamo capito e non riusciremo neppure a spiegarlo al professore all'esame. Se la risposta è sì, quindi abbiamo capito tutto, riusciamo a spiegarlo, possiamo procedere con il paragrafo successivo. Se la risposta è no, dobbiamo fare qualcosa riguardo alle nozioni e ai concetti che non abbiamo capito. Quello che dobbiamo fare è tornare indietro, rileggere il paragrafo, magari leggere altri paragrafi ai quali il paragrafo che stiamo leggendo si riferisce. Possiamo chiedere al professore, chiedere a compagni di studio oppure cercare su internet. L'importante è che qualunque sia il nostro metodo, risolviamo i dubbi e non cadiamo nella trappola della memorizzazione. I primi due passaggi del metodo di studio, quindi l'analisi della struttura e la lettura attiva, ci permettono di comprendere a fondo la materia che stiamo studiando. Ma ora, una volta compreso quello che dobbiamo studiare, si tratta di ricordarlo in modo da arrivare all'esame preparati. Il segreto per ricordare e quindi imparare tutti i concetti che abbiamo compreso sta tutto in quello che in inglese si chiama active recall, cioè in italiano richiamo attivo. Ho fatto un intero video sull'active recall, vi lascio il link, andatelo a vedere se alla fine di questo video volete avere qualche informazione in più. In breve, l'active recall è un principio secondo il quale, al fine di imparare, è necessario stimolare in maniera attiva la nostra mente. L'active recall si pone in contrasto con lo studio passivo, cioè la lettura e rilettura e rilettura sempre delle stesse cose, sperando che la nostra mente le assorba. Questo non è un metodo di studio efficace. La scienza dell'active recall sostiene che in realtà noi non impariamo quando proviamo a mettere informazioni nel nostro cervello, ma quando tentiamo di estrarle. Quindi in realtà l'apprendimento avviene quando cerchiamo di tirare fuori le informazioni dal nostro cervello, cerchiamo di ripetere, cerchiamo di testarci, di mostrare quello che abbiamo compreso. Ed è proprio in questa operazione di recupero delle informazioni dal cervello che si formano all'interno di esso quei collegamenti tra concetti e nozioni che poi vanno a formare la nostra conoscenza della materia. Più ci alleniamo a recuperare questi concetti e più forti diventano questi collegamenti, più profonda e solida diventa la nostra conoscenza. In questo senso non basta comprendere un concetto con i passaggi numero 1 e 2 e metterlo nel nostro cervello, ma occorre anche estrarlo. E non solo una volta, ma più volte, e adesso vedremo come. L'importante è che vi ricordate di improntare tutto il vostro studio all'active recall, quindi non leggere passivamente, ma cercare di interagire con i contenuti e di essere voi stessi a tirar fuori le conoscenze dal vostro cervello, ovviamente dopo aver lette, ma sempre in maniera attiva. Il terzo passaggio del metodo di studio è quello degli schemi. Fare gli schemi non significa copiare dal libro, riprodurre tutto quello che c'è sul libro su un foglio di carta, perché per quello scopo abbiamo già il libro e esistono le fotocopiatrici. Gli schemi servono invece a riordinare, organizzare le informazioni che ci sono sul libro secondo una logica e un ordine che sono più adatti al nostro cervello, sono più affini al modo nel quale ragioniamo. Se il libro è scritto benissimo, in maniera chiara e riusciamo a seguire molto bene il ragionamento contenuto nella trattazione sul libro, in questi casi si può anche evitare di fare gli schemi e si può semplicemente studiare dal libro, ripetere quello che c'è sul libro, ovviamente senza imparare a memoria. Gli schemi magari possono essere fatti soltanto per capire qual è la struttura della materia. Questo però soltanto se il libro è veramente chiaro e non vi viene quella tentazione di riorganizzare quello che c'è scritto sul libro. A me, a dir la verità, è capitato per poche materie. E comunque presto o tardi per ogni materia ho fatto qualche schema, anche solo per evidenziare le differenze tra istituti e nozioni diverse. Se decidete di fare gli schemi perché vi è utile riorganizzare le informazioni secondo un ordine vostro, l'importante è che li facciate senza guardare sul libro, ma facendo active
active recall. Ciò significa che una volta effettuati i passaggi della struttura e della lettura attiva, mettete il libro da parte e fate i vostri schemi a mano oppure sul computer in base a quello che vi ricordate, senza guardare sul libro. In questo modo fate già un primo active recall, perché vi rendete conto se avete effettivamente compreso quello che c'è sul libro e se siete in grado già di ricordarlo. E questo passaggio rafforza i concetti nella vostra memoria. Soltanto dopo aver tentato di riprodurre i concetti del libro nei vostri schemi potete andare a riguardare il libro e potrete vedere quali sono le differenze e andare a correggere i vostri schemi. Se fate gli schemi, vi consiglio di farli alla fine di ogni paragrafo in modo da avere fresche le informazioni nella vostra mente e provare a fare immediatamente active recall. In questo modo, con una sola lettura, riuscirete a comprendere e a compiere un primo passo verso il ricordare. Se fate gli schemi, ricordatevi sempre di integrarli con gli appunti che avete preso a lezione, con eventuali materiali aggiuntivi distribuiti dal professore. Appunti e materiali aggiuntivi possono essere molto importanti, tanto quanto il libro, perché magari per il professore determinati argomenti sono molto importanti, ma non sono spiegati sul libro. Quindi informatevi sempre bene su quali sono le priorità del vostro professore e cercate il più possibile di seguire le lezioni, almeno quelle che vi danno qualcosa, vi aiutano a comprendere meglio la materia. Il quarto passaggio è quello della prima ripetizione. Alla fine di ogni sessione di studio dobbiamo ripetere ad alta voce tutto quello che abbiamo studiato in quella sessione. Qui è proprio active recall nella sua massima forma, perché finito di studiare, chiudiamo il libro e ripetiamo ad alta voce, cerchiamo di spiegare tutto quello che abbiamo studiato. Magari non ci ricorderemo tutto, è molto probabile, ma dobbiamo resistere alla tentazione di andare a leggere immediatamente sul libro. Prima proviamo a ricordare tutto, soltanto alla fine riapriamo il libro oppure i nostri schemi e andiamo a rivedere i passaggi che non siamo riusciti a ricordare, che non siamo riusciti ad esporre. A questo punto è utile chiudere il libro e ripetere di nuovo almeno le parti che non siamo riusciti ad esporre in precedenza. Non saltate mai questo passaggio, perché questo è in realtà ciò su cui si fonda tutto il metodo di studio, ciò su cui si fonda l'apprendimento, perché è il momento in cui andiamo a recuperare le informazioni dal nostro cervello ed è il momento reale in cui apprendiamo. E i concetti che non riuscite a spiegare bene, a esporre bene, sono quelli sui quali vi dovete focalizzare di più in modo da arrivare molto preparati all'esame. Io ringrazio moltissimo i miei genitori che in molti anni di studio hanno sempre ascoltato tutte le mie ripetizioni dopo ciascuna sessione di studio e hanno sentito molte cose riguardo al diritto, ma anche ad altre materie che studiavo alle superiori. Quindi se avete qualcuno a cui ripetere, ancora meglio, altrimenti io molte volte ho anche ripetuto da sola di fronte allo specchio. Se studiate una materia meno discorsiva e più scientifica, la ripetizione, in base alla vostra modalità d'esame, potrebbe essere sostituita da esercizi scritti. Per il passaggio numero 4, dedicatevi allo svolgimento degli esercizi senza guardare sul libro, come se foste all'esame. Anche gli esercizi sono active recall. I passaggi da 1 a 4 devono essere svolti in ogni giornata di studio in cui ci dedichiamo a imparare informazioni nuove, quindi quando andiamo avanti con il nostro manuale. Se avete più esami da preparare e non avete idea di come organizzarvi, vi lascio il link a un video che ho fatto apposta per voi, lo trovate nel description box. Il quinto passaggio è quello delle ripetizioni successive. Comprendere e ripetere tutto una volta, anche se ci sembra di ricordarlo benissimo, non basta. Questo perché esiste un fenomeno, quello della forgetting curve, in italiano curva dell'oblio, in base al quale il tempo ci fa dimenticare quello che abbiamo studiato. Quindi se nel giorno 1 ci ricordiamo il 100% di quello che abbiamo studiato, nel giorno 2 magari ci ricordiamo soltanto il 50%, nel giorno 3 soltanto il 25% e nei giorni successivi arriveremo ad annullare totalmente gli sforzi del nostro studio, a renderli inutili. Fortunatamente c'è un modo per contrastare la forgetting curve, che è la spaced repetition o ripetizione dilazionata. La spaced repetition è una tecnica in base alla quale si interrompe la curva dell'oblio e si riporta la quantità di informazioni che ci ricordiamo al 100%. In pratica la spaced repetition consiste nella ripetizione, quindi nel fatto di fare active recall ad intervalli sempre più lunghi.
Vi faccio un esempio. Se io oggi studio 30 pagine e faccio active recall, le ripeto, quindi svolgo i passaggi da 1 a 4 del mio metodo di studio, domani svolgerò di nuovo il passaggio 4, sempre per queste 30 pagine. Quindi domani proverò a fare active recall, a ripetere ad alta voce tutto quello che ho studiato oggi. In più studierò anche le pagine che avrò assegnate la giornata di domani, svolgendo di nuovo i passaggi da 1 a 4. Sempre per queste 30 pagine, quindi le ho ripetute il primo giorno quando le ho studiate, il secondo giorno, salterò 2 giorni e al terzo giorno le ripeterò di nuovo. A questo punto mi sarò dimenticata qualche informazione, ma ripetendo nuovamente e dopo aver ripetuto, andando a guardare sul libro, riuscirò a recuperarle. Dopo andrò a ripetere di nuovo le stesse 30 pagine dopo una settimana. Di nuovo avrò dimenticato qualcosa, ma con la ripetizione e la revisione avrò consolidato ancora di più le mie conoscenze e le informazioni che vanno perse tra una ripetizione e l'altra sono sempre meno. Dopo aver ripetuto a distanza di una settimana, andrò a ripetere a distanza di 2 settimane. Così vedete che gli intervalli di ripetizione diventano sempre più lunghi. So che questo passaggio può sembrare un po' complicato, proprio per questo ho fatto un video interamente dedicato alla Forgetting Curve e alla Spaced Repetition, vi lascio il link, andate a guardarlo perché penso che possa esservi utile. Se vi siete organizzati bene, avrete del tempo prima dell'esame, almeno una settimana, in cui non dovrete più studiare nozioni nuove, ma potrete dedicarvi semplicemente a ripetere costantemente tutto quello che avete studiato. E quindi cercherete sempre di ripetere le cose che sapete meno, sulle quali vi sentite meno sicuri, in modo da arrivare all'esame preparati su tutto. Un consiglio in più che vi do è, se sono disponibili, cercate di procurarvi facsimile di esami passati oppure liste di domande che sono state poste dal professore all'esame, in modo da potervi esercitare di più su quelle. Ricapitolando quindi quello che abbiamo detto fin qui, l'unico metodo di studio che vi consente di ottenere ottimi risultati nel minor tempo possibile è quello che si fonda su questi 5 passaggi. Il primo passaggio è quello dell'analisi della struttura della materia. Il secondo passaggio è quello della lettura attiva. Il terzo passaggio è quello della schematizzazione, se decidete di svolgerla e se lo fate con l'active recall. Il quarto passaggio è quello della prima ripetizione con l'active recall. E il quinto passaggio è quello della spaced repetition, cioè il ripasso e la ripetizione ad intervalli sempre più lunghi. Come avete visto, quindi, questo metodo si basa su 2 elementi fondamentali, comprendere e ricordare. Vi assicuro che se seguite questo metodo avrete ottimi risultati agli esami e moltissimo tempo da dedicare ad altre attività nella vostra vita. Non vi dico che sarà facile, perché sicuramente leggere in maniera più intensa, fare una lettura attiva, chiedersi il perché, cercare di comprendere, è più difficile rispetto a leggere semplicemente, cercare di assorbire le informazioni in maniera passiva. È più difficile e richiede più tempo, però di fatto con una sola lettura, se fatta bene, riuscirete a comprendere tutto e dopodiché potrete dedicarvi esclusivamente a ricordare, cercando di recuperare le informazioni dal vostro cervello con l'active recall. Vi consiglio quindi davvero di provare questo metodo. Non cadete nella tentazione di scegliere la strada più facile, quella della lettura, rilettura, rilettura, perché a lungo andare non vi porta da nessuna parte, vi fa solo sprecare un sacco di tempo. Io sono molto soddisfatta dei miei risultati, sono dovuti al fatto che mi sono concentrata molto sullo studio, ma sono anche riuscita ad avere una vita serena e con questo canale, con questi video, spero che possiate averla anche voi, spero che possiate trovare l'ispirazione per liberare spazio nella vostra vita e dedicarvi a tutte le cose bellissime che si possono fare al di fuori dello studio. E ricordatevi sempre che se lo faccio io lo potete fare anche voi e che non avete scuse. Sul canale troverete una playlist interamente dedicata al metodo di studio, in cui troverete altri video in cui do consigli, elaboro un po' di più sui concetti dei quali ho parlato in questo video, ma vi consiglio di utilizzare questo video come la guida a tutti gli altri video e poi trarre semplicemente dei concetti sugli altri. Ho fatto un altro video l'anno scorso sul metodo di studio, un pochino più complicato, ma credo che quello di oggi sia riuscito meglio, sebbene in quello là ci siano comunque buoni consigli di studio, magari anche qualche consiglio in più rispetto a questo, ma il video di oggi è quello che proprio racchiude il cuore del mio metodo di studio.
Sul canale trovate poi anche playlist con video di crescita personale e vlog che escono ogni domenica. E alla fine di ogni mese faccio anche un book club in cui illustro tutte le mie letture del mese e vi consiglio i libri che a me sono piaciuti di più. Seguitemi su Instagram, dove posto stories per motivarvi a studiare e per farvi sentire più vicina a me. Lasciatemi un commento, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, fatemi sapere cosa studiate. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video. Buono studio!